Sembrano danzare per gioco o per divertimento, in realtà lo stanno facendo per sopravvivere, perché il fenicottero rosa, quando muove le sue zampe in modo ritmico, sta semplicemente mettendo allo scoperto il suo cibo, il suo alimento, rappresentato dai piccoli organismi, crostacei e altri animaletti che vivono sul fondo di questa laguna. E così i fenicotteri poi, con il loro grande becco, possono raccogliere quanto questa laguna prodiga di cibo riesce a fornire. Queste sono le valli di Comacchio e questo spettacolo dei fenicotteri è uno spettacolo bello, splendido, ma uno spettacolo relativamente nuovo, perché questi uccelli sono arrivati qui solo negli anni 90 e da allora si sono insediati, si riproducono con una delle colonie più numerose d'Europa. Ma prima di formare le coppie c'è bisogno di difendere il proprio territorio e soprattutto la gerarchia di dominanza. Alcuni fenicotteri, più forti degli altri, cercano di allontanare i possibili competitori per fare in modo che poi le femmine possano accoppiarsi con loro. Ci sono dei fenicotteri che recano degli anelli alle zampe. Sono stati inanellati anni fa, probabilmente a Comacchio, ma forse anche in altre zone del mondo, perché qui si ritrovano i fenicotteri che vengono dall'Algeria, dalla Spagna, dalla Francia, dalla Turchia, da tutte le zone del Mediterraneo dove questo meraviglioso uccello fa il nido. Non solo fenicotteri, ma anche cavalieri d'Italia. Anch'essi muniti di zampe straordinariamente lunghe, vanno a cercare il cibo quasi in mezzo ai trampoli dei fenicotteri, ma cercano un cibo diverso. Non mangiano i piccoli gamberi che vivono sul fondale, ma beccuzzano gli insetti che camminano sulla superficie dell'acqua. Ecco, questo è il miracolo delle valli di Comacchio, una zona che è in grado di ospitare la metà delle specie di uccelli che vivono in Europa, grazie alla sua estensione, allo stato di conservazione delle acque e del territorio, alla tranquillità che permette ad ogni specie di trovare lo spazio adatto per riprodursi.